centrale ha detto di stare tranquilli. Salve a tutti, Marco Casario qua. Benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today, rubrica quotidiana che si occupa di commentare e condividere le principali notizie economiche e come queste notizie impattano sui mercati finanziari. Il tanto atteso appuntamento eh, di Powell, Jerome Powell, il governatore e presidente della Federal Reserve è avvenuto ieri sera e tutto sommato è stato tutto piuttosto tranquillo, tutto piuttosto eh, sgonfio, perché di nuovo ha ribadito quello che già ha detto in passato, e cioè ha ribadito che eh, innanzitutto c'è un'aspettativa migliorativa dal punto di vista della crescita economica per gli Stati Uniti, quindi primo punto eh, di eh, ottimismo sulla crescita, dato quindi eh, cambiato al rialzo. L'inflazione, eh, quindi il, il, il Consumer Price Index cresce, ma assolutamente non cresce a ritmo preoccupante. E qui, ragazzi, la prima domanda. La Banca Centrale guarda molto probabilmente il Consumer Price Index year over year, anno dopo anno. Però, vediamo, noi invece lo guardiamo, e al, lo, lo guardiamo eh, mese dopo mese, trimestre dopo trimestre, perché a me serve per capire bene come espormi, come comportarmi, come tradere con investitori in base ai quadranti economici. per, 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 per questo motivo per me è importante vedere l'accelerazione o la decelerazione. Quello che stiamo notando è assolutamente un'accelerazione, non solo negli Stati Uniti, ma in realtà nella, ma nella maggior parte dei paesi eh, a, a livello mondiale. Forse eh, la Cina dovremmo andare a tenere un pochino più sott'occhio, ma ne parleremo, non vi preoccupate, rimaniamo concentrati invece sugli Stati Uniti. Quindi ehm, l'inflazione la uh, controlla sull'annuale e mi, ieri proprio mi stavo domandando mentre sentivo le sue parole l'ho guardata in diretta la press conference e, e mi son chiesto che succederà nel momento in cui invece per chi monitora l'inflazione a um, ritmo più, um, eh, con un time frame più, uh, più basso, fondamentalmente si accorge che l'inflazione aumenta ed è un po' come uno snowball effect. Quindi se si continua a guardare questo e a fissarsi sul 2%, che è il tetto, um, non, è il tet non è più il tetto perché adesso la, la Banca Centrale ha detto che non punterà più ad un 2% massimo come valore dell'inflazione, ma più che altro considererà un'inflazione media del 2%. Tra l'altro senza dire che cosa intende per inflazione media, misurata su, sugli ultimi 12 mesi, misurata sugli ultimi 24 mesi, sugli ultimi 5 anni, questo non ci è dato sapere. Quello che sicuramente è, è, ha detto Powell è che non hanno intenzione di applicare nessun tipo di nuova azione molti si aspettavano il cosiddetto tapering, no? vi ricordate che le banche centrali possono fare, eh, possono applicare ad un certo punto o la, il controllo sulla curva dei rendimenti la eh, twist, operation twist vi ne abbiamo parlato nelle eh, dirette passate quindi andatevela a vedere o possono applicare il cosiddetto tapering già avvenuto, e adesso vi spiego che cosa si intende giusto per fare una ripassata che è già avvenuto nel 2013 a, a valle delle Ehm, delle, eh, diciamo ehm, Dei lavori espansionisti, delle opere espansionistiche e azioni espansionistiche con il quantity Leasing. che la banca centrale, eh, eh, Bernanchi c'era all'epoca. Vi ricordate quando è esploso il, eh, la bolla eh, dei Subprime eh, eh, nel 2000, 2008, quindi grande espansione, grande iniezione di liquidità per ritira l'economia, Nel 2013 l'annuncio di Bernanchi del che vuol dire assottigliare, vuol dire fondamentalmente in, in, in italiano quello che significa anche in soldoni in pratica, è che la banca centrale smetterà piano piano, non smetterà, ma ridurrà. questo è importante capire la differenza. Non vuol dire che smetterà di iniettare liquidità, e cioè di comprare obbligazioni, corporate bonds, eccetera, semplicemente piano piano ridurrà il numero, quindi passerà da un valore, eh, da un valore non so di x eh, miliardi di dollari a un valore x meno qualcosa e piano piano lo decrementerà e ragazzi il, il tapering è molto, come azione è molto complessa perché ci sono due rischi, un rischio è che la banca centrale intervenga troppo presto, intervenendo troppo presto che cosa provoca? Il crollo del mercato e guardate bene ragazzi, i mercati ormai... Si muovono e rimangono in piedi e sono totalmente drogati. Oggi vi faccio vedere un grafico che vi metterà per paura. È eh? un grafico che probabilmente non eh, guardano in pochi, il cosiddetto debit balance. Io invece è un grafico che tengo d'occhio. Non lo guardo ogni settimana, vi dico la verità, lo guardo ogni trimestre. Eh, ho guardato questo nuovo grafico, fa paura. Poi ve lo spiego, non vi preoccupate. Ma se interviene troppo presto la banca centrale dichiarando un tapering, quindi un alleggerimento degli acquisti, il rischio è che l'economia. Crolli e l'economia si, si regge a un castello di carte, quindi questo rischio è altamente probabile. Non intervenire o intervenire troppo tardi, a che cosa può portare? Al problema opposto, e cioè un consumer price index. Un'inflazione che sale troppo, e, e a un certo punto, come vi ho io sempre detto, attenzione perché l'inflazione è come una palla di neve: all'inizio è innocua, però poi rotola, aumenta, si ingrandisce e poi diventa una valanga che è difficile da frenare con qualsiasi tipo di azione, almeno nel breve termine. Quindi l'altro pericolo a cui va incontro è questo, ecco perché è di, la Banca Centrale non si espone eh, né con le parole né con le azioni finché veramente non è sicura di farlo. Perciò tra, tra, tra di noi, e veniamo anche al titolo della, del, del, del video di oggi, della diretta di oggi, no? come capire quando cambia un ciclo economico? Ieri vi, vi, vi ho già un po' anticipato alcune cose. E, eh, Ragazzi, i, i, cicli, i quadranti economici, perché poi i cicli economici sono di più lunga durata, ma i quadranti economici cambiano se cambiano le, eh, i parametri economici che stiamo monitorando e, e che, che a un certo punto ci fanno vedere dei dati diversi. Nei, nei vari dati economici che controlliamo, ormai lo sapete, il Prodotto Interno Lordo, eh, il GDP, eh, l'inflazione, la disoccupazione, il Baltic Dry Index, il PMI, eccetera, ormai li conoscere tutti quanti a memoria, ci sono anche due aspetti importanti uno è la politica monetaria e l'altra è la politica fiscale. La politica fiscale è importante perché riguarda la, la tassazione. Quindi, ora, se seguite il, il mio canale, se seguite un po' l'economia, sapete che ci troviamo in un momento reflazionistico. Il, la reflazione, ragazzi, giusto per spolverarvi un po' le cose, era ehm, è nata nel 1929 come concetto da Fischer, economista, ed è una. Fondamentalmente è una politica fiscale e o monetaria che ha l'obiettivo di espandere la produzione, quindi far crescere l'economia, stimolare la spesa e frenare la deflazione. Quindi diciamo che l'obiettivo della deflazione è per ehm, eh, fermare e eh, superare, andare oltre la deflazione. Um, la deflazione ragazzi sempre per ricordarvelo è un calo generale eh, dei prezzi dei beni e servizi che si verifica quando um, l'inflazione scende fondamentalmente perciò la riflazione altro non è che, e ripeto, è il quadrante economico in cui ci troviamo, ecco perché ve lo sottolineo, eh, ci troviamo in quasi tutti i paesi in un, in un territorio riflazionistico, ad eccezione di pochi. E, ehm, la riflazione fondamentalmente altro non è che un'inflazione controllata che serve ad alleviare la depressione. Come si applica? Come si arriva ad un eh, contesto riflazionistico? Politica fiscale che frena quindi riduzione delle tasse riduzione della spesa delle spese per infrastrutture ehm, e ovviamente con i tassi di interesse politica monetaria tassi di interesse che si abbassano l'accesso al credito è più eh, è meno costoso è più facile proprio perché i tassi di interesse sono bassi e quindi le, le aziende possono andare eh, a chiedere prestiti il consumer spending aumenta scusate fatemi fatemi togliere un secondo il, ho dimenticato di ehm, mi stanno mandando messaggi su messaggi non voglio che vi disturbano dicevo um, eh, l'accesso al credito per le aziende per fare gli investimenti per noi eh, consumatori magari per fare acquisti, i durable goods acquisti di lungo termine, acquisti duraturi comprare la macchina, comprare la casa eccetera, è più facile accedere al credito perché il debito che dobbiamo restituire con i tassi di interesse praticamente allo zero è molto più semplice e le banche centrali cambiano anche l'offerta di denaro e eh, fondamentalmente cambiando l'offerta di denaro quello che vogliono raggiungere per, um, sollevare la domanda di beni e servizi ora e questa è la fotografia della riflazione stiamo in questa fotografia cosa dovrebbe cambiare e la press conference di ieri ha cambiato qualcosa no ecco perché noi monitoriamo dati economici e politiche monetarie e politiche fiscali proprio perché dobbiamo vedere eh, dal punto di vista macro se il nostro puzzle che abbiamo costruito in questi mesi non è che lo abbiamo fatto in una settimana non è che in una settimana prende e cambia tutto no lo abbiamo costruito con una narrativa che ci siamo creati. Come dico sempre, il trader e l'investitore è uno sto storyteller, è un racconta storie. Racconta storie, ovviamente, non storie inventate, ma storie che si basano sui dati, storie che si basano su, um, eh, su dati concreti, su eh, rapporti analitici di quello che succede a livello eh, economico. Si crea quindi questa narrativa e noi ce la siamo creata. E poi devo vedere, una volta che ha creato e eh, ha composto il puzzle, come dico sempre io, ha unito tutti i puntini, attenzione a non fare. Fare un errore, non pensate che la figura che è uscita fuori unendo i puntini è scolpita col sangue nella pietra e rimarrà così per chissà quanti trimestri o quanti anni. No. Potrebbe cambiare con la stessa eh, velocità con cui l'abbiamo costruita. Se adesso, mh, ragazzi, per esempio politica fiscale, la politica fiscale la dobbiamo tenere d'occhio, perché vi ricordate che Biden ha detto che eh, ha eh, intenzione di aumentare le tasse. Quello è un cambiamento che va a eh, diciamo a collidere con l'impianto reflazionistico di cui abbiamo parlato prima, dove invece le tasse vengono ridotte per ovviamente stimolare l'espansione. Quindi quella è una cosa che dobbiamo monitorare. Il tapering è un'altra cosa che dobbiamo. Monitorare e, e, e poi tutti i dati economici che conosciamo finché non cambiano questi fattori, la figura rimane la stessa. La, la figura che abbiamo unendo i, i, i pallini che abbiamo creato rimane assolutamente la stessa. E, e di che figura parliamo? Ormai ragazzi, dovreste saperlo. Sappiamo che eh, quali sono gli asset che in questo eh, contesto, in questo quadrante economico, economico tendono a performare bien, bene. Sappiamo che i metalli che vengono usati nell'industria, e quindi guardate infatti il rame, che cosa sta facendo da mesi. Ehm, L'argento tende a performare bene, e anche se in, in questo momento non è che sta facendo grandi performance. Eh, tutte le, le azioni e le aziende che lavorano le commodities tendono a performare bene, l'oro non performa bene molti di voi mi continuano a chiedere marco ma perché l'oro non performa bene perché se c'è il um, uh, se, se siamo in un contesto in cui uh, il, il uh, c'è inflazione l'oro è, è sempre stato utilizzato per proteggersi dall'inflazione ragazzi di nuovo ve lo dico ormai ogni volta che parlo dell'oro le cose non stanno proprio così ricordatevi che eh, dovete andare a controllare bene quelli che sono i um, vi ricordate che abbiamo parlato di tassi reali, tassi nominali, tassi quindi aggiustati all'inflazione? È lì che c'è una correlazione con l'oro. E poi smettete anche di pensare all'oro in maniera così stretta, questo è un concetto importante, forse l'ho detto poche, troppe poche volte nelle dirette, cercate di pensare all'oro non tanto come una commodity, l'oro è quasi più una currency di una commodity. Ok, e, e viene pensato dagli hedge fund e dai grandi investitori, anche gli istituzionali, come una più, come una currency. Ecco perché viene chiamato bene rifugio, perché non è una commodity. L'oro è utilizzato molto di meno nell'industria rispetto, per esempio, all'argento, no? Ehm. Um, Parlando sempre di asset, le small cap tendono a performare bene e poi sappiamo il settore industria, il settore materials, il settore dei consumer discretionary, ehm, e questi sono tutti, il settore energetico, il settore del banking e finance. Soprattutto quando c'è il c'è questo um, eh, aumento eh, della curva dei rendimenti, so sono cose che, che insomma ripetiamo, ripetiamo spesso. Quindi è importante. Oggi, dopo a, a valle di una i, riunione importante della Federal Reserve, che non ha cambiato nulla, dirci perfetto eh, rimettere in ordine le idee e dire ok la figura che abbiamo disegnato continua a non cambiare, il contesto continua a rimanere lo stesso, lo dicevo questa mattina proprio nell'audio che ho mandato nel gruppo eh, Telegram, Ma ragazzi se non siete ancora iscritti vi consiglio di iscrivere perché è dove un po' eh, lo considero un po' un luogo dove accendo il microfono e semplicemente condivido quello che mi passa per la testa e, e quindi sono, sono pensieri che veramente mh, possono, uh, possono essere utili, possono darvi spunti, potreste non essere assolutamente assolutamente d'accordo ma credo che aiutino tutti quanti la nostra community a, a crescere e ormai la community diventerà piuttosto grande avete visto abbiamo superato i 100.000 iscritti al, al canale ragazzi non vedo l'ora si potrà organizzare un evento dal vivo veramente sto facendo il conto alla rovescia sembrerebbe che già da quest'estate ho letto che si potranno organizzare eventi conferenze adesso voglio capire in che modo ma non vedo l'ora di tornare in italia e organizzare un mega evento dove e sarete tutti quanti invitati ci potremo vedere in faccia piuttosto che semplicemente starci a parlare qua da, da remoto comunque detto questo stavo dicendo che è importante e, e a valle di un appuntamento che è Decisivo perché potrebbe cambiare quella che è la politica eh, monetaria, eh, risedersi e dire la figura non è cambiata. Rimane questo, eh, rimaniamo in territorio riflazionistico e controlliamo sempre l'inflazione, che potrebbe essere il, il, uno dei problemi principali, soprattutto nei prossimi mesi, nel secondo semestre, ci avviciniamo alla riapertura. Ci avviciniamo alla riapertura, ragazzi, economica o meglio, quella che tutti si aspettano potrebbe essere una riapertura, e, e cioè eh, la possibilità di viaggiare di nuovo da maggio maggio giugno quest'estate la possibilità di spendere soldi ai ristoranti cinema teatri e questo dovrebbe portare un aumento di che cosa del retail sales delle vendite al dettaglio per esempio un aumento del consumer spending un aumento del consumer spending che cosa porta porta degli earnings più positivi delle revenue per le aziende capito è tutto collegato dal punto di vista eh, economico e, e quindi un mercato che potrebbe continuare a, a crescere, e comunque rimane tutto invariato. Quindi, io con le mie esposizioni non tocco niente. Ecco, veniamo al pratico, no? Perché poi è questo che volete sapere. Dal punto di vista: se non cambia la fotografia, a me non spaventa se ci sono sui mercati delle, um, delle, delle correzioni. Per me, quelle sono, come dice, ne ho parlato ieri, sono. Correzioni e consolidamenti fisiologici. Ieri qualcuno di voi si era un po' spaventato di quello che ha fatto il corn. andiamolo a vedere un attimo che cosa ha fatto il corn perché mi, mi aiuta anche a parlarvi di, di, di questo concetto di cui vi sto parlando. Ok, no, non è il corn, questo è euro-dollaro sui 30 minuti. Questo è un'operazione eh, per la trading room che ho postato che è andata in profitto e volevo farvi vedere invece. Andiamo a vedere ZC perché ZC ha... Fatto un, uh, uno, uno storno del prezzo no? dopo questo grande movimento parabolico ZC eh, lo sapete che ce l'ho in, um, eh, in, in portafoglio e, e questo è il corn. Eccolo qua. Vedete la candela di ieri ha uh, perso il lunedì 30%. Oggi sta già, uh, sta già recuperando la candela del uh, 29 aprile, eccola qui. E, e ieri alcuni di voi erano preoccupati, mi dicevano, cavolo Marco, adesso il corn ha rallentato. Ragazzi, come vi ho detto proprio ieri. Dove, vi faccio vedere la linea, guardate. Vediamo questo grafico un attimo a linee, così lo, lo, lo capiamo meglio. Vedete che questo grafico, anche se c'è una espansione che è praticamente, ehm, che è praticamente eh, una parabola, perché questo è con queste materie prime in questo periodo, non è che il grafico va solo verso l'alto. Ci sono dei momenti in cui. C'è un consolidamento, ci sono dei momenti in cui è fisiologico, ragazzi, quando i grafici vanno in, eh, para in parabola, sono parabolici. Vi dovete aspettare un ritracciamento, è fisiologico ed è, ed è qui che scatta l'importanza eh, della visione macro. Perché se il grafico del corn scende, per me quella discesa è un ritracciamento. È un ritracciamento che, e possono accadere due cose quando c'è un ritracciamento, che se è troppo profondo mi prendo il mio, il mio trailing stop che è in positivo e mi porto a casa il profitto, ve l'ho fatto vedere con le posizioni che avevo aperte nella diretta di ieri e dell'altro ieri, no? Mi prendo lo stop loss, che comunque non è uno stop loss ma per me è un take profit, e aspetto la prossima occasione. Altrimenti se non è abbastanza profondo, non mi tocca il mio, uh, il mio stop loss, il mio trailing stop, io continuo a rimanere su quella posizione long che ho aperta, non è una candela rossa, due candele rosse, non è un ritracciamento del 2%, del 3% che mi fa andare in panico, perché non, mi, non vado in panico? Non vado in panico perché so quello che sta succedendo. So che rimaniamo all'interno del nostro quadrante economico. So che in questo quadrante economico, con una pressione inflazionistica che stiamo vivendo, avete visto che cosa ha fatto il petrolio ieri? Anche grazie a, ai dati che sono usciti della EIA, adesso li andiamo a, um, a commentare insieme. Della IEA effettivamente li andiamo a commentare insieme. Il petrolio e l'energetico è risalito eh, dopo questo ritracciamento che, che ha avuto. E io semplicemente aspetto si dice sempre in gergo, no? Lasciar correre le lasciar correre le um, eh, eh, lasciar correre le, 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 i profitti invece stoppare le perdite quando il grafico ci viene incontro e noi dobbiamo saper approfittare quando c'è un grande trend rialzista il più possibile della dell'effetto parabola che si è creato sul eh, sul grafico, ok? Quindi torniamo un secondo a, a noi perché voglio farvi vedere eh, un'altra un'altra um, un importante un altro importante grafico, vi ho detto il grafico che non guarda a nessuno, ragazzi, ed è questo. Ragazzi, guardate, vi ho sottolineato, sottolineato, vi ho fatto questi tre cerchi gialli quando ci sono state le recessioni. Questo grafico, um, questo grafico è il grafico del debit balance o cosiddetto margin debt. Ok, cos'è il margin debt? In italiano è il saldo a debito. Perché è importante ve lo sto facendo vedere? Perché ci dice eh, ed è in questo grafico lo, vedete due linee perché la linea rossa è il margin debt espresso in min, bilioni, quindi in miliardi di dollari e la linea blu è invece il uh, Wilshire 5000, quindi è l'intera market cap delle eh, aziende e vedete che ultimamente dal 2009 il, il, il debit balance è più alto della market cap reale, quindi, delle aziende che fanno parte del Wilshire 5000. Vuol dire, ragazzi, il debit balance, tanto per intenderci, è il ve detto prima, è il saldo a debito, su, eh, che vuol dire che su un conto eh, di tipo margine, aspettate che magari vi spiego un paio di, di cose. Sapete che voi quando aprite un conto, avete due tipi di conti. No? Potete aprire un conto margin quindi un conto margine e un conto cash, di liquidità in italiano. Il conto di liquidità vuol dire che se voi sul vostro conto ehm, mettete 1000 dollari, 1000 euro, avete la possibilità di acquistare beni per 1000 euro, quindi non usate nessun tipo di, eh, di, nessun tipo di marginalità. I conti margin, che sono la, la maggior parte di quelli che probabilmente userete e vedrete, che sono anche i più pericolosi, ecco perché vi sto facendo vedere questo grafico, sono quelli che permettono, immaginate di avere un conto da 1000 euro, però il broker vi permette di acquistare più beni, acquistare o vendere anche allo scoperto più beni del controvalore reale. Quindi voi immaginate che acquistate um, uh, un, uh, un numero di azioni per un valore totale di 1800 euro, quindi 1000 è il vostro capitale, avete acquistato 1800, 1000 meno 1800 quanto fa 800 euro? Bene, quell'800 euro è la quantità di denaro che vi ha prestato il broker per permettervi di fare l'operazione. Che cos'è questo? È la leva finanziaria ok? Ecco perché questo grafico è assolutamente um, importante. E infatti, torniamo, uh, torniamo qua, guardate quanto siamo in alto. Lo sapete perché è pericoloso questo grafico quando addirittura supera la market cap um, de, dell'intero ecosistema delle equities? Perché ragazzi, quando c'è una flessione che è un pochino... vi ricordate che cosa è successo ad Archegos Capital? Vi ricordate? Eh, Archicost Capital ha dovuto, è, gli, è, gli è entrata la margin call, ha dovuto chiudere, liquidare le posizioni perché le banche che gli avevano dato la leva nel momento in cui i, le posizioni che aveva aperto in buy hanno ritracciato in maniera più profonda di quello che evidentemente si aspettava per calcoli sicuramente errati e troppo aggressivi, ha dovuto in margin call chiudere tutto. Chiudere tutto facendo perdere miliardi alle banche che gli avevano concesso la leva. Quindi vedere che il grafico del margin debt, cioè dei debiti che i, ehm, eh, i, i trader e gli investitori hanno nei confronti dei broker sono così alti, vuol dire ragazzi che appena ci sarà un rallentamento sul mercato e comincerà a scendere il mercato, e non parlo di scendere il 2, il 3, il 4, il 5%, immagino ad una flessione un po' più pronunciata, immagino ad una flessione del 8, 9, 10%. Questi, ma questi conti qui creeranno un problema enorme perché ci sarà un effetto domino e il mercato eh, eh, scenderà ancora più in fretta. Ma perché mi, perché mi vado a guardare questo grafico di mese in, in mese? Perché sapendolo potrò agire di conseguenza e sfruttare la situazione a mio vantaggio. Perché se io so che eh, il, siamo ad un margin debt molto alto, ad un debit balance molto alto, Appena ci sarà una flessione più pronunciata se, se sappiamo usare lo strumento giusto nel momento giusto, beh, allora potremo eh, fare grandi profitti. In particolare, qui sto pensando in questo momento alle opzioni, ed è questo, come dico sempre, il lavoro di un trader o di un investitore: saper usare lo strumento, aspettare il momento giusto, mai anticipare. Ragazzi, tutti quelli che sono andati short pensando che eh, ma adesso i mercati, l'SP 500 deve girare. Non è possibile che continua a fare massimi storici su massimi storici. Oggi ne ha fatto un altro. Non è possibile che il Nasdaq continui a fare. Massimi storici su massimi storici non è possibile. Che il um, eh, non è possibile che il eh, Bitcoin continui a fare massimi storici su massimi, massimi storici e quindi su queste persone che pensano uh, ad, un, ad una si dice mean reversion? No, quando invece dal punto di vista dei quadranti economici e dal punto di vista dei grafici tutto ci sta dicendo che vuole, è più probabile che continui verso l'alto, allora questi sono andati short, sono andati short una volta hanno preso una trambata, short due volte hanno preso una trambata, short tre volte probabilmente si sono bruciati il conto quindi mai anticipare aspettare che ci sia il segnale questo è il lavoro, non prevedere il futuro, il trader non prevede il futuro aspetta, capisce quali sono le opzioni che possono accadere quando una di queste opzioni accade è pronto, sa che cosa deve fare? Scegliere lo strumento giusto che in quel contesto gli permette di avere i profitti maggiori e dopodiché partire, dopodiché sparare la sua cartuccia. Questo è il lavoro di un trader. Ecco perché guardo questi grafici, ecco perché per me è importante sapere che il margin depth sta andando così in alto, perché questo è un pericolo, è un pericolo per chi non lo sa, è un pericolo perché per chi ha questi conti con questi livelli di debiti nei confronti del, eh, del, dei broker, perché queste sono tutte margin call, ragazzi, saranno tutte quante margin call, chiamate di sicurezza da parte dei broker a liquidare in automatico, non è che il broker vi chiama e vi dice, e vi dice Marco, senti guarda, ho visto il livello di margine che hai, hai usato troppa a livello finanziario, i mercati stanno scendendo, quindi aumenta la volatilità, aumenta la paura, devo aumentare le marginalità, devo chiuderti le operazioni, ma quale operazioni vuoi chiudere? No, non funziona così. Il broker è autorizzato a prendere in maniera... Randomica, chiudere tutte le posizioni che vuole perché i broker sono esposti perché vi hanno prestato soldi. Il broker non vuole perdere una lira. Non è stupido il broker. Ok, quindi non, eh, non opera sui suoi soldi e allora vi chiude le operazioni. Ve le chiude in profitto, ve le chiude in perdita. Non gliene frega niente, prende e ve le chiude. Ragazzi, mai. E se arrivate alla margin call, vuol dire che avete sbagliato completamente eh, risk management, position manage management e, e money management. Avete fatto errori su errori. Alla margin call si arriva solo in quel caso. Punto. Ok, bene. Dai, eh, credo che eh, era importante parlare di questo, di questo grafico. Quindi a questo punto. Direi di eh, vedere un po' quelle che sono le, ehm, le notizie della giornata, perché insomma, di notizie della giornata eh, ce ne abbiamo, ce ne sono di importanti, oltre la Fed, non è la Federal Reserve, l'unica notizia eh, importante. Perciò vi faccio vedere che è uscita il eccoci qui, rimettiamo, ho tolto il mio faccione, non lo volevo. Eh, marzo, marzo 2021 è uscito l'unemployment rate, e l'unemployment rate, andiamolo a vedere qua, eh, abbiamo una aspettate questo è l'employment io invece voglio vedere l'unemployment rate è rimasto al 4,6% a marzo del 2021 quindi praticamente fermo quindi l'occupazione è, è, è salita no è andata down dello 0,1% nel primo quarter del 2021 per la Germania ma la disoccupazione l'unemployment rate rimane fisso al 4,6% ok e questa era la prima informazione seconda informazione è uscita appunto vi dicevo prima sull'energy eh, sulla EIA eh, che è la energy information Administration è uscito il dato settimanale sul petrolio e il dato settimanale sul petrolio ci dice che eh, gli import, le importazioni negli Stati Uniti hanno raggiunto un picco nel 2005 ma sono scese del 42% dal 2005 al 2020, quindi fondamentalmente quello che ci dice è che gli, le importazioni negli Stati Uniti del petrolio eh, dall'OPEC sono eh, ribassiste ma le importazioni in Canada rimangono alte. Queste informazioni ragazzi sono importanti, ricordatevi che il Canada è legato a doppio. Più filo al prezzo del petrolio, e infatti, proprio per questo, noi nella, nella trading room ci siamo andati a togliere un po' di soddisfazioni su USD CAD. Eh, perché? Perché, aspettate, fatemi tornare qua nella uh, visione a uh, candele. Eh, ragazzi, perché um, eh, ovviamente se Immaginate queste condizioni, no? ecco un altro motivo per cui bisogna sapere unire i puntini e far lavorare il cervello. Se io so che siamo in un in territorio inflazionistico, il prezzo del petrolio sale, il dollaro è debole, il, il dollaro canadese è legato al prezzo del petrolio. Se si rafforza il, il, il prezzo del petrolio, si rafforza il dollaro canadese, che diventa ancora più forte perché il dollaro americano è debole. Se io unisco questi quattro puntini semplicissimi di una semplicità veramente elementare... Secondo voi sono più, ho più tendenza eh, e ho un vantaggio statistico se apro proposizioni short o long sul eh, USD CAD? Ovviamente short. E infatti, non a caso, guardate qua il grafico che sta facendo e sulla Trading Room ci siamo tolti parecchie soddisfazioni perché abbiamo piano piano. C'è stata prima una rottura di un test e spalle, quello è stato il primo profitto ribassista. Poi c'è stato questo trend continuation qui con questo ABCD pattern che abbiamo chiuso con questa candela qua del 26 aprile, qui che ho chiuso il profitto, poi la candela è scesa ancora. Ovviamente io devo solo seguire le mie strategie, non è che devo andare a rincorrere qualcosa. Come vi dico sempre. Non esiste una strategia se non avete un take profit e non avete uno stop loss. A meno che non state facendo trailing stop. In questo caso, la mia strategia non prevede il trailing stop su questa. E quindi abbiamo chiuso e ci siamo tolti un bel profitto. però, capite come dovete usare questi ragionamenti eh, di alto ehm, diciamo livello a vostro vantaggio. E quindi queste informazioni uscite ieri sul report eh, delle importazioni degli inventoris americani negli, ehm, e, e sull'importo che è aumentato in, in Canada, Che cosa, in, come si è tradotto dal punto di vista del prezzo del petrolio, che ieri il prezzo del petrolio ha chiuso con, una con la seconda candela rialzista, ha fatto quasi un punto e mezzo percentuale e guardate che bella la candela di oggi. No, scusate, la candela di ieri ha fatto l'1, no, aspetta, ecco, l'1,46%. La candela di oggi sta facendo 1,46% di nuovo e soprattutto si porta sopra, rompe questa struttura 63,70 e oggi si porta sopra. Sembra proprio a voglia ormai tornare qui, eh, verso i massimi dell'8 marzo. Ragazzi, quando c'è stata questa ehm, flessione del petrolio, io qui non è che sono andato in panico, no, devo vendere tutto, no, non, non ho toccato il mio stop loss. Io qui ho aumentato le mie posizioni. Avete visto dal grafico di ieri: ho tre, tre contratti comprati sul, eh, sul petrolio. E questi tre contratti me li tengo stretti. Tra poco ci sarà il mio primo take profit, dove chiuderò parte della posizione. Fatto sta che c'è stato un bel aumento eh, del, negli ultimi tre giorni perché il petrolio, considerate che tre giorni fa era il 27 aprile, eravamo intorno ai 61, adesso siamo ai 64, 80, vicino ai 65. Eh. Ok, um, altra notizia su Eurostat è uscito interessante il consumo per pro capite eh, per le, eh, i nuclei familiari eh, in euroarea e in Unione Europea e, e quello che volevo farvi vedere è che i dati sono eh, eh, diminuiti, infatti c'è stata un, una diminuzione dei consumi eh, per nucleo familiare procapite, capite, del, diminuiti del 2,9%, e dopo che c'era stato, vi ricordate c'era stato un aumento, lo Commentati insieme del 12,4% nel quarter precedente, nel trimestre precedente. Qui, come al solito, potete andarvi a vedere i grafici, potete andarvi a vedere lo spaccato anche per eh, nazioni. E quindi, qui vedete anche l'Italia ha avuto un uh, incremento del saving, e ce lo siamo detto, no? Ho mandato, anzi, no, non è che ce lo siamo detto, però io ho mandato un fatemelo prendere. Mi sembra che questa mattina o ieri sera ho mandato sul uh, canale Telegram un grafico, sì, eccolo qua. Questo è stato il, il grafico che ho mandato eh, ieri sul canale Telegram riguardo al, all'aumento in Europa dei savings, cioè dei risparmi, i risparmi del nucleo familiare sono aumentati e quindi necessariamente vuol dire che hanno speso meno, e infatti questo grafico fa esattamente scopa con quello che ci siamo detti prima. Istat è uscito i prezzi alla produzione, industria e costruzioni in Italia, a marzo 2021 ci comunica l'Istat, i prezzi alla produzione, ricordatevi che cioè, ci sono i prezzi al consumo e i prezzi alla produzione, sono tutte qua tutte e due misure inflazionistiche importanti, perché se aumentano i prezzi dei della, eh, se aumentano i prezzi della produzione dell'industria, necessariamente ad un certo punto aumenteranno anche i beni che noi compriamo e quindi si rifletterà anche sul Consumer Price Index. Fatto sta che anche il PP è aumentato dello 0,9% su base mensile e del 2,7% su base annuale. Ok? Quindi qui potete andarvi a vedere il testo integrale, ovviamente e andarvi a vedere come si stanno muovendo eh, questi valori ok? E, e ovviamente come vi dico sempre potete andarvi a vedere lo spaccato lo spaccato è sempre importante, non vi fermate ragazzi alla superficie, siate curiosi di voler andare ad approfondire e, eh, eh, e capire bene che cosa dal punto di vista del prezzo alla produzione ha influito di più su questo aumento di prezzo e qui sulla prospetto 3 vedete i prezzi alla produzione dell'industria per settore di attività economico, molto importante per noi trader e investitori questa informazione Ok, questo è il grafico che abbiamo visto. Chiudo con un'osservazione ragazzi sul ehm, in Europa. Eh, noi parliamo poco dell'Europa e parliamo poco dell'Europa, ma vi dico da un paio di mesi, insomma, gli studenti del mio corso lo sanno perché abbiamo aperto delle posizioni, ci sono dei paesi europei che cominciano a diventare interessanti e stavo notando come, guardate nell'ultimo mese, guardate un po' questo grafico, ve lo metto più grande, Nell'ultimo mese, qua, guardate l'aumento, questi sono i, eh, i rendimenti, il tasso di interesse sul decennale dei vari paesi, Germania, UK, Francia, Italia, Spagna, eh, Olanda, Portogallo, Grecia e Svizzera. Guardate ragazzi, l'Italia, come è aumentato il rendimento nell'ultimo mese, più 24 punti base. Ragazzi, sono tanti i 24 punti base, non pensate, non pensate che, so, che siano pochi. La Francia è il più 20 punti, Portogallo più 25. Vi ricordate, ormai ve lo ripeto, fino a che non vi sanguineranno praticamente le orecchie, che cosa vuol dire avere tassi di interesse più alti? Perché i tassi di interesse crescono? Per due motivazioni, o spinti dalla paura di una pressione inflazionistica troppo alta, o perché EO non è solo un O, ma è un and and OR, come direbbero gli inglesi. Previsione di aumento dell'attività economica e, e quindi ed ecco perché non a caso eh, ci sono dei paesi che sto tenendo d'occhio già da un po' e l'Olanda in realtà da parecchi mesi, insomma i miei studenti lo, lo sanno perché abbiamo aperto delle eh, posizioni su alcuni di questi paesi, però volevo farvi, non parliamo spesso dell'Europa, però è interessante quello che stiamo guardando, quello che sta succedendo. A, a, abbiate sempre un. Diciamo così, un, uh, una uh, uh, apertura a 360 gradi. Non vi focalizzate sempre solo sull'America, sempre solo sulla Cina, sempre solo sulla Germania. Guardate anche un po' tutto perché uh, le opportunità si presentano ovunque. Ok, ragazzi, dai, facciamoci la nostra passeggiata sui mercati finanziari e andiamo. Partiamo come al solito, andiamo a vedere Bitcoin che ha un attimo rallentato, è sceso di nuovo sotto i 55.000$, mila dollari, nulla assolutamente di eh, preoccupante. Tra l'altro, sapete c'è questa notizia della possibilità che forse Facebook, come Tesla e come Square, ha messo a balance sheet il eh, Bitcoin, l'acquisto di Bitcoin. La notizia non è stata ancora confermata, eh, nonostante sia uscito il. Io non ho avuto tempo di andarmi a vedere i dati eh, sia per Facebook che per Google e per Apple, che hanno avuto comunque ri risultati che hanno battuto le aspettative alla grande. Infatti, guardate, vi faccio vedere che Facebook in pre-market è già in. Guardate, porca miseria, ragazzi. Ieri ha chiuso a 307 in premarket, ce l'abbiamo a 331 dollari. Vuol dire che ha fatto un più 7%. quant'è qua? 7,70%, il 7,80% in premarket. Dopo insomma, gli earnings che abbiamo, che abbiamo visto. Però torniamo a Bitcoin un attimo e c'è stata, abbiamo visto questa bella candela di rimbalzo il 26 aprile poi ancora un più 2% il 27 aprile poi ieri rallentamento e oggi sta perdendo l'1% che per bitcoin praticamente vuol dire rimanere fermo rimaniamo comunque all'interno di questo canale dove la parte più bassa è a 52.600, la parte più alta è 57.021 e per quanto mi riguarda il prezzo almeno squisitamente la price action mi sta dicendo che le probabilità che possa continuare verso l'alto sono, um, e, e, sono e, maggiori della probabilità che il prezzo possa invece invertire quindi mh, insomma sa sappiate che chi è short sta andando dal punto di vista statistico contro il vantaggio statistico invece di andare long o come dico sempre almeno la mia visione è non ribassista che non necessariamente sapete chi fa opzioni ha, ha molto questa Uh, questo, usa molto questo gergo, no? neutrale non ribassista, neutrale rialzista, ne, non sono rialzista su questo sottostante, il che non vuol dire, se non sono ribassista su Bitcoin, non vuol dire che il prezzo necessariamente deve andare verso l'alto, ma non mi aspetto che ci sia un forte trend al ribasso, mi aspetto magari una lateralità, magari scende anche un pochino, poi risale, mi aspetto questo movimento, ma non sono ribassista. E non è che non sono ribassista e non è un consiglio finanziario, voglia dire niente. Vuol semplicemente dire la price action mi sta dicendo che le probabilità sono maggiori di un prezzo che possa lateralizzare o continuare verso l'alto. Allora, Cina, sorpresa della Cina, perché questa mattina eh, la, la candela che ha chiuso questa mattina, quindi la candela del 29 aprile, riesce a riportarsi sopra la candela ribassista del 26 aprile e soprattutto a chiudere proprio in prossimità della media 50 periodi. Il um, Uh, il uh, Nikkei 225. Il Giappone continua la sua uh, compressione. Vedete il prezzo qui sta comprimendo, ragazzi. L'ultima volta che ha compresso il prezzo c'è stata questa forte accelerazione in discesa. Staremo a vedere se invece terrà uh, questa struttura che mi ero segnato qui a 28.750. Passiamo in Europa. In Europa abbiamo un Mib che riesce a guadagnare quasi lo 0,15% e soprattutto riesce a mantenersi. Mi fatemi fare un po' di zoom così lo vedete meglio sopra la struttura 24.430 che vi avevo segnato. Vedete, dopo questo grande scivolone, il prezzo è riuscito a riportarsi sopra e adesso le candele sono piuttosto eh, timide, perché la candela del 27 aprile aveva fatto il meno 0,17, la candela di ieri aveva fatto lo, il meno 0,06, praticamente ferma. La candela di oggi sta facendo il più 0,15. Quindi notate, notate anche queste cose, come cambia la volatilità, come cambia il, il, il proprio il corpo della candela, che non sono più questi corpi grandi. Guardate qua il Fusimib in questa fase rialzista che è ben i corpi di candela che aveva grandi, forti eh, Guardate qua, l'8 marzo fece il 3,12% il DAX invece aveva eh, era riuscito eh, oggi a ieri a, 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 diciamo a posizionarsi sulla parte alta di questo rettangolo ma la candela di oggi sta perdendo invece lo 0,50% quindi scende e si porta nella parte più bassa quella 15.130 di questo eh, piccolo canale rimaniamo comunque, ve lo facevo notare ieri rimaniamo comunque Um, All'interno di questa candela, cioè della candela del 20 aprile, siamo nel corpo di questa candela prima di andare a vedere il premarket americano. Voglio andarvi a far vedere i um, tassi di interesse del decennale americano, perché ieri eh, dopo la dichiarazione della Fed è sceso, eh, è sceso ed è tornato a battere eh, l'1,61, ma oggi già è ripartito e sta facendo quasi un 3%, quindi siamo tornati sull'1,65, ci riavviciniamo verso l'1,70, ma Notare questa cosa, a differenza di questa accelerazione che aveva preso un po' tutti alla sprovvista, soprattutto i mercati tecnologici e i mercati delle growth company, quello che succede oggi è che comunque SP 500 massimi storici, l'SP 500 in pre-market sta sul massimo storico, siamo a 4203,5. Ragazzi, incredibile quello che ci stanno facendo vedere i mercati. Io qui sono sicuro e sono sicuro perché lo vedo dal commitment of trader. Guardate le, pos le posizioni short nette sui um, non commercial, sugli eh, su chi specula. Stanno da, da, da settimane aspettando che scenda tutto e i mercati continuano a salire. Ma ditemi voi, non c'è oggi, oggi, non c'è un motivo di questa, eh, per pensare a questo, eh, a questo trend ribassista. Eh, siamo quadrante reflazionistico, aumenta le, il prodotto interno lordo, aumenta l'inflazione, le politiche monetarie rimangono uguali, la Federal Reserve non ha assolutamente parlato di tapering, ehm, il, eh, le, le politiche fiscali rimangono per ora simili anche se ci sono delle proposte, il contesto rimane uguale, la price action rimane forte, ma perché andare short qui? Perché rischiare così tanto? Meglio almeno stare a guadagno. Se, se non volete andare long, e mi dispiace perché vi siete persi una bellissima eh, salita, almeno aspettate di avere un segnale prima di andare short. Veramente certe volte non lo capisco la, 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 la mente dell'essere umano. Il Nasdaq guadagna invece quasi l'1%, massimo storico anche per il Nasdaq. L'aveva toccato questa mattina, adesso è rientrato un attimo, ma questa mattina avevamo superato i massimi storici del 16 aprile. Siamo in questo momento a 14.024. Ok? E eh, Samuele dice: Stanno aspettando che crolli tutto perché lo ha detto Michael Berry. Ragazzi, ma Michael Berry e tanti altri analisti non ci dimentichiamo che nella crisi del 2008, proprio Michael Berry ha dovuto aspettare due anni. Due anni prima che il mercato crollasse. Ve lo siete visto il film The Big Short? Ve lo siete letto il libro? Guardate che Michael Berry col suo eh, hedge fund stava andando fallito. Poi ha avuto la meglio, è riuscito perché il problema dei. Lo sapete qual è il problema dei mercati? È che i mercati possono rimanere eh, per molto tempo: eh, possono andare in una direzione per molto tempo, molto più di quanto noi e i grandi hedge fund possono rimanere solventi. Quindi a un certo punto, anche se la nostra visione è giusta e tutti sanno che siamo in una potenziale bolla, ma ragazzi, per definizione, una bolla finché non esplode non è una bolla e nessuno sa quando esplode e allora voi che fate? vi posizionate short mesi prima anni prima aspettando che poi questa bolla esploda e intanto magari perdendovi tutte le possibilità di guadagnare quindi avere drawdown negativi per mesi settimane come nel caso di Michael Berry per anni ma vi rendete conto il pericolo a cui vi um, vi uh, esponete ok bene io, io come, come vi dico sempre ma io preferisco mille volte cercare di Seguire il trend e magari poi sbagliarmi, ok? Prendere lo stop loss, ma almeno ho operato in un contesto in cui il vantaggio statistico era maggiore. Perché cercare sempre di fare il contrario di quello che, che vi dice il mercato? Perché cercare sempre di fare il contrario di quello che ci dicono i cicli economici? Ma andiamo, a, facciamoci accompagnare da loro. Sono nostri alleati, non sono nostri nemici che dobbiamo stare lì. Ah, adesso il mercato crolla, adesso il mercato crolla. Vado short, vado short, vado short. Ma al mercato dei due short non gliene frega niente. Il mercato fa e si comporta, uno, come vuole lui. Due, in base a quello che succede anche dal punto di vista micro e macroeconomico. Mai ignorare queste, queste, questi aspetti, ok? Allora... Um... Allora, allora, allora andiamo. Ah, scusate, non abbiamo finito, dobbiamo passare al dollaro. Il dollaro oggi è un po' eh, fermo, dopo eh, ieri, vi ricordate, ieri era salito, ma poi guardate, ha parlato, <ride> ha parlato eh, Powell e il dollaro è sceso, ha chiuso con un meno 0,15%, anche oggi era sceso ancora, quindi continua la debolezza del dollaro, non ne riesce ad approfittare effettivamente euro-dollaro questa è l'operazione che abbiamo fatto con la trading room oggi il um, euro-dollaro, vedete, ieri ha fatto un bel più 0,29% oggi ha sentito questo livello che è il livello su cui abbiamo ho fatto l'operazione nella trading room perché era un livello a cui stavamo uh, stavo attento stavo monitorando e infatti il prezzo qui ha reagito per ora si è fermato intorno agli 1,21 e 30 eh, in questo momento oro che eh, dopo la candela di ieri, che aveva perso quasi lo 0,3%, oggi sta, per... sta guadagnando scusate, lo 0,13%, si riporta sui 1776. Quindi sembra aver rimbalzato almeno la candela di ieri che ved vedete con lo spike l'ha comunque bucata la struttura 1770 che vi avevo segnalato qui e per ora rimaniamo all'interno di questo canale quindi un nulla di fatto sul sull'oro che continua comunque a uh, non presentare grande forza ad aver rallentato dopo questi due impulsi gamberi alziste il petrolio l'abbiamo visto prima e, e quindi insomma uh, grande forza sta facendo l'1,52% in questo momento, siamo a 64,80 sempre più vicino ai 65 eh, dollari e, e mi chiede eh, Massimo se mh, puoi parlarci del, uh, del momento del gol del gold non c'è nessun momento del gold del gold parlo tutti i giorni il momento eh, il quadrante economico in cui siamo non è un quadrante che, prem che premia l'oro eh, il, il, e quindi questa è la prima considerazione. Uh, loro è ribassista da mesi, lo dico da settembre-ottobre, che sono uh, la mia visione del breve, sul breve termine per loro è short e continua a fare esattamente quello che sta, ha, ha fatto da a partire da. Torniamo un attimo sul grafico, ve lo faccio vedere qua bello grande. Eccolo qua. Loro ragazzi è ribassista da qua, eh, dal 6 agosto. Vedete che ha fatto sempre um, eh, high, massimi, minori e minimi sempre maggiori. E io qui negli ultimi mesi ho aperto solo posizioni short. Mai aprirei una posizione long oggi. Mai. Per il breve termine. Per il lungo termine è un altro discorso. Sono considerazioni diverse che dovete fare sul lungo termine. Ma per il breve termine qui rimaniamo in territorio ribassista. Le probabilità di... Ecco, questo è un altro dei, cont dei contesti in cui io direi che sull'oro non sono rialzista. Punto. Ok? Alessandro dice: parlaci di Ethereum, non solo di Bitcoin. Alessandro, evidentemente non segui le mie eh, dirette perché Ethereum l'ho fatto vedere proprio ieri e, e quindi eh, non. <ride> non, hai, non hai visto ma ho parlato ieri vi ho fatto vedere Ethereum con il prezzo di Bitcoin, ieri bellissimo massimi storici per Ethereum bellissima candela del, dal 3,42% continua Ethereum a salire mentre Bitcoin è piuttosto indeciso e fermo quindi che altro dire do, oltre che guardare e godersi le nostre posizioni long aperte su Ethereum, grande momento di forza su Ethereum rispetto a Bitcoin, forza relativa estremamente eh, eh, importante lo vediamo da questo grafico allora ragazzi finiamo, ah, no, abbiamo finito la nostra passeggiata sono 48 minuti oggi vi dico la verità non mh, voglio staccare un po prima perché mi devo riposare questa sera ci sarà il webinar con gli studenti del corso quindi voglio essere bello fresco per, per loro perciò eh, andiamo a <ride> parlaci di vini non solo di soldi <ride> Allora magari faccio uno spin-off con un video, a, eh, con un canale a parte parlando di vini. Uh, FB mi chiede, ciao Marco, cosa differisce un'opzione da un'azione? Perché la prima risulterebbe più vantaggiosa in uno scenario come quello descritto? Sono due cose completamente diverse, due strumenti completamente diversi. L'opzione è un contratto a tutti gli effetti, è un contratto in cui tu ti ehm, eh, diciamo, impegni a vendere o a comprare ad un certo prezzo un sottostante che potrebbe essere un'azione ma anche una materia prima ad una determinata scadenza, come tutti i contratti è una scadenza. Perché eh, l'azione invece no, quando compri un'azione stai... Comprando, stai comprando l'azienda, una, una piccola parte, una piccola porzione di quell'azienda. Quindi sono due cose completamente diverse. Con l'opzione non possiedi il sottostante, ok? L'opzione ti permette di usare la leva perché un contratto in opzioni su un, uh, su un sottostante che è un'azione, muove 100 azioni. Quindi per capitali più piccoli, puoi con la leva fare margini più grandi. Ovviamente ti esponi anche ad un rischio più grande se non le sai usare bene. Quindi ti direi: in 5, in tre minuti, questa è la, è la grande differenza che c'è tra i due. Um, Sad, mi continui a mandare questa cosa? Hai aperto un'operazione short su USD um, TRI, la lira turca? E eh, io lo sapete, che, soprattutto se mi mandate messaggi in cui mi dite che avete aperto posizioni. Uh, e mi dici, anche se non opero molto sulla lira turca, sta andando uh, per ora. Come la vedi? Uno, se non ci operi e non lo conosci, perché l'hai aperta? Io non apro mai posizioni su sottostanti che non conosco perché non conosco bene qual è il loro potenziale movimento. Perché stai aperto? Se stai aperto, sai dove, dove mettere lo stop loss e dove il take profit, avrai la tua strategia. Se è entrato vicino ad un doppio massimo ancora più piccolo non, non, e un doppio massimo più, più ampio, continua con la tua strategia. Di certo non sono io, non posso dirti io se devi chiudere, se devi aprire, assolutamente no. Segui la tua strategia. E stai molto attento perché la volatilità su quello strumento è altissima. Mi fa paura il fatto che tu eh, abbia aperto una posizione su uno strumento così volatile e nemmeno lo conosci bene. Perché espo... ragazzi, perché vi piace il rischio? Perché vi piace esporre il vostro capitale, i vostri soldi che avete sudato, metterli così a rischio. Ma andatevi a divertire da un'altra parte con quei soldi, andatevi adesso hanno riaperti i ristoranti, andate al ristorante, andate al casino, almeno il casino è più divertente. Stare al casino è più divertente, state lì con i vostri amici, bevete, fumate, scherzate e poi perdere soldi, perché al casino si perdono i soldi. Ma del resto perdere i soldi davanti a un monitor, da soli, davanti a una stanza, ma perché? Ora non sto dicendo che perderai i soldi. Ti sto dicendo che da quello che mi scrivi mi sembra che il rischio a cui ti stai esponendo sia un po' alto. Strumento volatile, strumento che non conosci? Eh, insomma. Allora, um... Quindi dovrei spendere tutti i miei soldi al casino. <ride> Se, stai Se state scommettendo, ragazzi, è un altro il discorso che faccio. Scommettere per scommettere, perché alc alcuni di voi da quello che mi scrivete mi sembra che stiano scommettendo. Scommettere per scommettere non è più bello farlo in un contesto più divertente. Scommettere davanti a un monitor nella solitudine del vostro, della vostra stanza, da soli lì, ma che senso c'ha? Non è più divertente farlo con gli amici, al casino, bevendo un buon vino, bevendo un buon cocktail, e ridendo, scherzando, magari conoscendo nuove persone, facendo amicizie. Non è più divertente così scommettere. Poi io non scommetto, io non mi compro manco la, nemmeno mi compro la, uh, la, 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 come si chiama? La schedina della lotteria, il biglietto della lotteria, perché per me scommettere è perdere soldi e buttare soldi, quindi io non lo farei mai per niente al mondo. Ma visto che a molti di voi piace, eh, Sad ovviamente ci dice, ho studiato analisi fondamentale sulle valute, ho una strategia con un rischio dell'1% e allora perfetto, Sad, io non sto dicendo che stai scommettendo. Se tu hai la tua strategia, hai fatto i tuoi studi fondamentali, hai fatto i tuoi studi di analisi tecnica, sei entrato, perché hai timore? Perché mi devi chiedere, Marco, secondo te va bene? Perché me lo devi chiedere? Avrei la tua strategia, una strategia per definizione è. Qualcosa che hai testato nel tempo e hai visto che negli ultimi 7, 10, 15 anni, ogni volta che applicavi quella strategia, entrando in quel punto, posizionando stop loss lì e posizionando take profit là, sai che fat, ripetut, fatta in maniera ripetuta, non una volta ogni tanto, fatta in maniera ripetuta, a fine anno ti porta dei profitti. E allora stai tranquillo, non, non hai da chiedermi niente a me. Se me lo stai chiedendo, mi viene da pensare, tra l'altro mi dici che lo strumento non lo conosci, quindi mi viene da dire ma quindi la tua strategia l'hai testata su quello strumento? Perché ragazzi guardate bene le strategie, non è che se voi le provate, vi faccio un esempio, Sata, ti faccio un esempio, non è che se tu le provi su euro dollaro e, e, e vedi che nel backtesting il backtesting è positivo, poi cambi sottostante le provi su dollaro eh, americano nei confronti della, della lira turca, allora ha, ha stesso, ti dà lo stesso risultato. Magari assoluto, ma sicuramente non ti darà lo stesso risultato perché il movimento di euro dollaro è profondamente diverso dal um, movimento di USD um, l'ira turca, perché la volatilità è diversa. Quindi capisci che se mi fai quella domanda, a me qualche domanda nella testa mi viene da farla. Allora forse non l'hai testata quella strategia, e allora non stai applicando una strategia, stai sperando che ti vada in profitto un'operazione. Elisa dice, chiediamo solo un consiglio per imparare. Se uno sbaglia, impara. Se rischia, l'1%. Ma io come faccio a darti, Elisabetta, come faccio a darvi un consiglio? Io non conosco qual è la vostra strategia. Se volete un consiglio che sia un consiglio che io poss che possa essere intelligente e utile, mi dovreste dire. Allora, Marco, guarda, time out. La mia strategia è questa. Quando si verifica questo sul grafico.. Io um, entro su questo segnale, metto qua il take profit e qua lo stop loss a queste distanze di pip. Ok? E io ti chiederei: Ok, perché lo fai? Guarda, fermo, Marco. Ti faccio vedere il backtesting. Vedi, ho fatto backtesting su questo time frame, su questo sottostante negli ultimi 15 anni, e ogni anno applicando questa strategia sono andato in profitto. Ok, perfetto. Che money management stai applicando? Eh, sto applicando un profilo di rischio dell'1% con questo modello di money management e, ehm, e la, la domanda che farei io è quanto sei esposto già con il massimo rischio sul mercato del forex? E tu mi diresti, ma guarda, è la prima operazione che apro sul forex, ho solo questa, quindi non ho una esposizione massima. La esposizione massima è uguale a questa operazione. Ok, perfetto. Adesso Elisabetta ti potrei dare un consiglio. Adesso ti potrei dire numeri alla mano, report alla mano, potrei andare a guardare il profit factor, le strisce negative, il massimo drawdown. In maniera analitica ti posso dare un consiglio che ti possa essere utile. Altrimenti non mi state chiedendo un consiglio, mi state chiedendo un parere. Con il mio parere o il parere di un'altra persona o il parere di un collega qui sulla chat, non ci fate niente. Non serve a niente un parere se non c'è dietro una. se non ci sediamo e mi fate vedere tutte queste cose. Non ci fate nulla con i miei pareri, veramente. Se io ti. se dovessi rispondere a Sad dicendo... Sad ha detto moralmente mi hai distrutto, perdon, non volevo distruggerti, volevo semplicemente farti riflettere su alcune questioni, ok? E, e, perché mi dispiace vedere che a volte come prima diceva Elisabetta cercate da me un consiglio, ma non mi state chiedendo un consiglio perché non ve lo posso dare quel consiglio. Mi state chiedendo un parere completamente soggettivo, ragazzi, quante volte vi dico? Le opinioni, i pareri non vi servono a niente. Le opinioni e i pareri vi fregano. Vi fregano nel trading e negli investimenti, perché voi dovete ragionare sui numeri. Se tu, Sad, mi avessi detto um, Marco, questa operazione l'ho aperta eh, e, um, e queste sono le, mi le mie, questo è il mio report, queste sono le mie considerazioni tecniche, eh, questa è il mio, eh, la mia esposizione, eccetera. Allora avrei potuto in qualche modo dirti: guarda, secondo me questa strategia ha delle debolezze, attenzione alla striscia negativa. Il profit up factor mi sembra un pochino basso, o mi sembra eh, la, 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 il massimo drawdown è un pochino troppo alto per quanto mi riguarda? Avremmo potuto parlare. Ti avrei potuto dare i consigli, ma altrimenti non ti posso assolutamente dare nessun consiglio, ok? Ehm. Uh... Allora, stavo guardando un po' i commenti. Dai, facciamo l'ultimo ragazzi. Eh, C'è Alberto che dice ci riprovo per l'ultima volta. Renault. Andiamola a vedere, rimetto qui lo schermo. Immagino sul RNO e andare a vedere sul mercato di Parigi, sull'exchange di Parigi. Allora... Interessante il grafico, l'avevamo già analizzato. Guardate qua, mi ero messo questa struttura a 41,24. Guardate come il prezzo ci è arrivato, boom, ed è sceso. Qui vi direi, ci sono un po' di considerazioni. C'è questo doppio massimo qua, doppio massimo che, che tra l'altro ha già rotto la neckline. Non solo ha rotto la neckline, ma ci ha fatto vedere pure che ha provato a tornarci e l'ha usata come resistenza. Ok, prima considerazione, seconda considerazione. Qui potremmo vederci anche un test e spalle. Geometricamente non è bellissimo, ok? Però questa potrebbe essere la neckline di un test e spalle che praticamente, guardate, prima spalla, doppia testa, seconda spalla, ok? Questa è la neckline molto inclinata, a me non piace troppo, però la stessa candela che ha rotto la neckline del doppio massimo ha rotto pure il test e spalle. Quindi abbiamo un doppio segnale tecnico di potenziale inversione della tendenza. Detto questo, il prezzo comunque è in territorio rialzista. però vedete che ha rallentato? Ha rallentato e per ora è arrivato a toccare questa struttura intorno ai 33 euro. L'ha sentita, ci ha rimbalzato. La candela di oggi, però, sta perdendo già il 3%. E quindi, per me, se dov avessi dovuto pensare ad un'entrata short, l'avrei pensata in maniera molto cauta. Perché stai andando contro tendenza, eh, l'avrei pensata qui a um, l'8 aprile. Quella, quella per me era un'entrata short. Eh, per il, quanto riguarda il long, voglio aspettare di vedere che cosa succede quando il prezzo arriva alla media 200. Periodi. Perché se dovesse rimbal rimbalzarci o mantenerci sopra, allora le probabilità che possa continuare la, il suo rialzo sono maggiori. Se dovesse qua rompere verso il basso, beh, allora me lo aspetto di vedere il prezzo intorno ai 25,50. Eh, ok, quindi siamo in un momento un po' particolare perché ha rotto due. Uh, pattern di inversione della tendenza bene, ragazzi. Allora Direi a questo punto eh, vi eh, abbiamo fatto un'ora, puntualissimi, perfetti. Come al solito, grazie mille per l'attenzione, noi ci vediamo domani, ma ci vediamo stasera, sul, stasera, oggi pomeriggio sul canale Telegram con qualche altro eh, grafico interessante o altra, qualche considerazione interessante. Io vado a riposarmi un po' la voce, preparo il webinar per questa sera per gli studenti del corso, noi ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!